corrisponde a una radice, a una parte motoria, a una parte sensitiva e a un'innervazione del sistema nervoso autonomo. Questa è la definizione classica. So the medullary is a segment of the spinal cord corresponding with that provide a sensory and motor autonomic innervation of a specific region of the body. Vedremo come in effetti questa definizione classica sia piena di errori, come anche già ammettono in campo medico. We will see that this definition unfortunately have a lot of mistake that will be easy to understand from the review of that we have done with medical article. Per esempio, già in questa immagine vediamo che la innervazione di un metamero si limita a livello del miomero e del dermatomero, così chiamato, cioè dell'innervazione cutanea. So you can see right here the innervation, the superficial innervation stop at the level of the metamerus, but it doesn't reach in this case the skin. No? E noi vedremo invece l'importanza dell'innervazione anche della fascia, che la fascia ha una funzione propriocettiva, la pelle ha una funzione esterocettiva. So we see the importance of innervation both of the deep fascia, okay, that have more proprioception function, and of the skin that have more esteroception function. E vedremo che poi questa innervazione della fascia superficiale, che studierete dai prossimi giorni, questa è un'innervazione vegetativa che corrisponde ai quadranti della fascia superficiale, all'innervazione dei sistemi. So we see that the innervation right that will reach the skin is an autonomic innervation, that is the innervation that you will see in the quadrant, the innervation that you will see related to the system. Quindi anche questo ganglio paravertebrale vedremo che non innerva solo la radice anteriore, il ramo anteriore, ma si connette anche con questa innervazione. So you see that this branch will not stop right here, but we will continue and will innervate also, it will connect also with this innervation, with this area. Quindi vedremo nel corso di questa lezione quanti errori che ci sono riguardo a questa innervazione della fascia profonda, della fascia superficiale e della cute in campo medico. So in this presentation we see how many mistakes there is about innervation of the skin, superficial fascia, deep fascia, that unfortunately are present in literature, in different textbooks. Per esempio, il primo che si è interessato della descrizione dei dermatomeri e del dolore riflesso è stato Head, che ha descritto i primi irradiazioni dermatomeriche basandosi sulla manifestazione cutanea dell'herpes zoster. So the first one that studied dermatomeros was Hurd, that he studied basically the dermatomeros following their skin rash after herpes zosters. Però anche queste manifestazioni non sempre corrispondono perfettamente ai dermatomeri classici, perché vediamo come in effetti le irradiazioni, soprattutto viscerali autonomiche, sono ben diverse dall'irradiazione cutanea e fasciale profonda. But unfortunately, as you see, sometimes this symptom doesn't follow the dermatomeros, but they follow another path, in particular in visceral referral pain. Come avrete visto, l'irradiazione dei dolori
da viscerali seguono una struttura fasciale, delle sequenze fasciali interne, e con le connessioni degli arti, ma non seguono i metameri come poi sono stati descritti da Keegan e Garrett. So the visual pheropina they follow eventually our sequence, okay? It doesn't follow exactly the dermatomers that was described by Keegan and Garrett, the true inventor of the dermatomers. Se voi consultate 10 atlanti di anatomia, in 5 atlanti troverete una illustrazione dei dermatomeri secondo Keegan e Garrett, e in altri 5 troverete una descrizione dei dermatomeri secondo Foerster. So if you take a look at different textbook, you will find out that maybe half of them we'll have like a Kier and Garrett illustration of the dermatomers, and half of them will have like the description of the dermatomers following Foerster. Allora, Garrett e Keegan hanno descritto queste irradiazioni seguendo la compressione della radice nervosa. So Kier and Garrett they describe these dermatomers following the radiation of the compression of the roots nerve. Mentre Foerster ha evidenziato questi altri dermatomeri seguendo la sensibilità residua dopo aver selezionato o sezionato per motivi chirurgici o antidolorifici la radice superiore e inferiore a quella in questione. Foerster he made a different evaluation. He described like the sensitivity of the skin that remain after the section of the root above and below for surgical region or for surgical region or for therapeutic reason. E dopo 70 anni non si sono ancora messi d'accordo quale delle due teorie ha ragione, è più valida. After 70 years, there is not an agreement. It is still not clear which of the two theories are more valid and more correct. In effetti, se non si considera la fascia profonda, la fascia superficiale o l'innervazione cutanea, questi tre aspetti, quindi vegetativo una cosa, estrocettivo un'altra e propriocettivo un'altra, questa confusione rimarrà sempre. So if we don't do a distinction between innervation of the fascia, innervation of the superficial fascia and innervation of the skin, this confusion will remain forever. Perché questo? Perché mentre Head si basa su un riflesso del ganglio paravertebrale, difatti l'Esperzoster nasce, ha il virus dentro il ganglio paravertebrale, quest'altro si basa sulla sensibilità residua cutanea e questo terzo si basa invece sulla sensibilità della fascia profonda, e non considerando questi tre elementi succede questo. Because in this study basically where the herpes zoster manifests the pathology. So basically, the herpes zoster stay in the ganglion of the root. Okay, so this is like due to where the ganglion of the root will the herpes zoster will spread from the ganglion root for the ganglion to around the nerve up to the skin. Superficial fascia. To the superficial fascia, all right. So the Foerster, it looks what is still remain after the denervation. So the sensitivity that remain after the denervation of the root above below. The skin. The sensitivity of the skin above below, in Karen Garden basically is more related to the deep fascia, so to the painful afference, that in this case is more to the deep fascia.
noi abbiamo potuto dedurre questo da quest'altro esperimento, dall'esperimento che iniettando sulla una soluzione salina del 6% sui legamenti interspinosi si aveva un'irradiazione longitudinale simile a quella della compressione della radice nervosa di Garrett. So we get this information for this study where basically they inject a saline solution, 60% saline solution, in correspondence of the interspinal ligament, and they record the sensation that the patient complained. In effetti, se noi guardiamo in quest'altra immagine presa dal camina, da un altro atlante di anatomia, vediamo che la radice nervosa è circondata dalla fascia profonda che poi si continua fino al legamento interspinoso. If you look at this this image from camina, you see that the epineal, the deep fascia over the nerve are in continuity and they reach the suprospinal ligament. Quindi o la compressione della radice o l'iniezione sul legamento interspinoso determina la stessa irradiazione, perché è sempre la fascia l'elemento di trasmissione e non il nervo isolato come faceva Foerster. Quindi è l'iniezione qua e la compressione qua? E la compressione là, so, hanno la stessa perché right, c'è la continuità della fascia. Either the compression of the nerve due to the deep fascia right here, epineal right here, or the injection right here over the spinal ligament, they can have the same response due to the same red connection to the fascia. So the same manifestation in the spinal root. E abbiamo visto anche nella pratica del primo e del secondo livello che è la fascia che tirata o va ad attivare le terminazioni nervose libere che sono impiantate lungo il suo decorso. So we saw from the one which is the fascia that when it starts rigid is going to activate the phrenic nerves that are in place in that line of tension in the connective tissue. Quindi vediamo come due degli atlanti più recenti, come il Wolf e il Gray, siano in contraddizione solo perché uno segue le descrizioni del Foerster e uno del Keegan. So, if you take a look at these two atlas, okay, in this case we have the Wolf in wait a second, this is like a, questo è il Gray e questo è? The Wolf. Okay. So you see, like these two atlas, so of the Gray's and the Wolf atlas. Okay. You see that there is a contradiction. Why? Because Gray follow the definition of Foerster, and the Wolf follow the definition of Kagan, and for this reason, the imaging are not the same. E quindi, se noi dopo consultiamo ancora qualche altro atlante, vediamo che ha ragione questo autore a dire che questi dermatomeri sono variabili come sono variabili le impronte digitali, che ognuno potrebbe avere il suo dermatomero. So follow this definition, this author is right. This Rato Chapel say that basically the dermatomer are like the fingerprint. So there are huge variation between subject and subject, okay? Because as you can see, there is extremely differences between one outer and the other.